Was möchten Sie haben? Bitte ein... Eine Wurst? Ja. Hallo, hallo, Sie wollten doch eine Burg. Comodi, prego. Perché qua? La sala è piena, signore, non vede? Io pago, ho il diritto di essere servito come gli altri. Il signore ha letto i prezzi. Violetti, violetti. Uè, ma dove stai, mi sono mercato. Ma che vuoi, che ti faccia vedere i soldi? È un ristorante questo, sì o no? Io pago e mi metto a sedere dalle bolle. Non c'è posto! Ma se ci sono tutti stati... Ma che so, Sistri? Che ne so, Don Raffaele? Chiamatemi Umberto. L'ho capito, l'ho capito. A voi vi dà fastidio, io mi sa che in mezzo agli altri. Ma me ne vado, e... Giovanotto. Che? Ti fanno difficoltà? Te ne vai, dove? Vieni con me, siedi con me. Ragazzi... C'è un italiano qui. 15. Ah, bravo. Siedi, sei ospite nostro. Ospite tu? No, ospite nostro. Ma questo comanda con la tasca degli altri. Grazie, non vi disturbate. Ah. Me ne vado alla stazione, meglio. Tanto il treno parte domattina. Ma che sta di? Che stazione? Mettete a sedere. Pietruccio, prendi il cappotto qui del signore. Levate il cappotto, dai avali già. Abbiamo scherzato. Mettete a sedere, mettete a sedere. Oh. Adasca tua, adasca mia. Bevi, bevi così ti riscaldi che questo è vino italiano, e Chianti. Non ti preoccupare, sono tutti amici qui. Alla salute. Tu sei settentrionale, sei. Sono toscano. Ah, però, e qui c'è tutta l'Italia rappresentata. Già. Utuscano, Roma, chiena napoletano. I napoletani, quelli mancano mai i napoletani. A denari. Forse ho esagerato. Quando uno ha passato quello che ho passato io. Vai a lavorare all'estero, sì. Aspetti 3 anni per farti accettare. E poi, dopo 6 mesi, non sono riuscito a mettere da parte nemmeno... Ah, no, Guai Nixon, li volevo sentire. E poi che gli dici a fare? Ce l'hai tutti stampati in faccia, adesso mangiamo, Namo con gli spaghetti! Ragione, mangiamo, andiamo a mangiare! Vabbè, ragazzi, faccio un magnato, sto volta che può mangiare sempre! Ma l'hai fatta fare al dente, sennò non me li mangio! No, si sì, beve lui! Ma scusa, devono essere cose come le dici! Uè, canta Napoli! Avrei, vi è scapricciati! Sì, un altro spaghetto qui per Giovanotto, mangia con noi pure lui! È proprio un mortorio, eh! Cosa cominciamo a mangiare? Portamene pochi formaggi! Dorofè, scusate, ci siamo presi per dire di far sedere il giovanotto, sa, lontano dalla patria, in terra straniera. Mi ammazzano, non ride mai, sa. E a quello il consolato così fa. Prima lo lusinga, poi quando il povero operaio arriva qua, se ne accorge. E allora uno che deve fare? Se ne torna in Italia. Con l'unico bene che è riuscito ad avere. Ecco qua, 1 chilo di documenti e un passaporto. E invece a noi per innovarcelo che li possino ammazzarli. Mangia, mangia, non dore. A cucchi da uovo, pigliare, bevi, pensa alla salute, bevi. Dammi un po' che vino pure a me, va? Qui, torna in Italia e si lamenta. Domani apre il finestrino del treno e che te vede? Il sole italiano. Torna in Italia e si lamenta. Domani apre il finestrino del treno e che te vede? Il sole italiano. Torna in Italia e si lamenta. Ferdinando Magliullo, es ist bekannter serendism lokal verkehrt. Ferdinando Magliullo, glaub nicht, kenne ihn nicht. Sind Sie ganz sicher? Überlegen. E lascia perdere i guai, ci hai fatto venire la malinconia, dietro. Ah, no, ma che stai rusoiando? Trofina che se ne va. Ma no. Guarda pure io, ragazzi, non fa niente. Lei piuttosto si è rovinato un pantalone nuovo. Che può fare? A chi lo gara molto con stracciato? Tra voi c'è un certo Ferdinando Magliullo. No! Che strofino fa? Questa fine è fatta con le cartine. Si leva subito. Non rimane mai. Si è già levato. Piuttosto va al gabinetto, vatti a pulire i pantaloni. No, che gabinetto? Faccio un salto a casa, che c'è? In 5 minuti vado e torno. E io non ci posso stare col bagnato addosso. Vado a casa e mi cambio. Ci vediamo dopo al Copacabana. Aspettatemi là. Scusi, una piccola formalità. Questo signore deve vedere i suoi documenti. Sì? Ecco, ma che è sta novità? Adesso no, domandano signor, i documenti. È solo una formalità. Che è successo? Qualche cosa? Scusa, non gli domandavano mai, adesso domandano danke schön. Ich möchte die Pässe aller italienischen Gäste sehen. Ja, bitte. Questo signore ha bisogno di verificare i vostri documenti. Ja. Subito. Va bene, gut. Il mio passaporto ce l'avevo qui. L'ho tirato fuori adesso. Ma
Dove è andato quel signore Romano? L'ho mostrato proprio a lui. Voi siete testimoni. Testimoni? Che testimoni? Come? Giovanotto, a voi chi vi conosce? Come chi mi conosce? Come si mette? Ish, Abem, vai il passaporto. Voglio che venga qui quel signore Romano, dove è andato? Giovanotto, del vostro passaporto non ne ha bisogno nessuno. Andate con questo signore e vedrete che tutto sia giusto. Ish, Abem, vai il passaporto. E spiegatelo voi a questo signore, l'avete visto il passaporto, no? Come si mette? Andate, andate, glielo spiegate certo a lui. Certo che glielo spiego. Io il passaporto ce l'avevo e lo rivoglio, sa. Non finisce mica qui, sa, io vado al consolato. Sai che ripesco, sa. Io ti vengo a ripescarte. Io il passaporto lo rivoglio. Signori miei, a me queste porcherie non mi piacciono. Prima lo sfamate, poi dite a Totonno che sistemasse immediatamente le cose, se no io il piede nel mio ristorante non ce lo faccio mettere più. Giovanotto, Giovanotto, oh, Giovanotto, porco farabutto ladro! E zitto, oh. Ma che fai, ti metti a strillare qui davanti al consolato, ma pari un matto, ma pari... Oh, io ti voglio ammazzare! Ecco, vieni! Eccolo qua! Mannaggia! Ieri sera sono tornato subito indietro per ritardo, ma non t'ho trovato più. Anzi, mi sono meravigliato. Dico, ma è andato questo? Oh, non credere mica che so io quello che cercavano. Mi serviva il passaporto perché so senza. Me l'hanno ritirato in Belgio per una fesseria. E sti disgraziati prima di ritardo. Invece a voi operai voi li lasciano subito al passaporto. Io prima ti spacco la faccia e poi ti denuncio. Buono, 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 ma che denunci? A chi denunci se non sai neanche come mi chiamo? Ah, ma allora non hai capito niente. Io il passaporto l'ho trovato per te, lo stavo riportando al consolato, va bene? No, tu l'hai rubato, l'hai detto tu adesso. Ah sì, e va polizia, va. E sì che ti vado. Va, va, va polizia, va al consolato. Ma chi te sta a sentire? Ma guarda, un disgraziato morto di fame, è venuto qui, non ha combinato niente. Se ne torna al paese suo, più miserabile di prima, e sta a fare tante storie per 3 ore che è passato in guardina. Vieni, io te ne pago queste 3 ore, vieni, ha mai visto questi, oh! E mo che fai? Ma che ti metti a piangere, oh? Oh! Mannaggia, Grosseto, mannaggia, tieni. Tieni. Non li voglio i soldi. E tieni, andiamo, prendi. E siamo amici, no? Vieni qua. Monta. Ma perché piangi, oh? Tieni. Non li voglio. Non li vuoi? Non sono i soldi. Io voglio lavorare. Me ne voglio guadagnare. Voi con questi bei vestiti che ci avete, con questa automobile, ma che potete capire di uno come me? Ma perché io ci sono nato dentro stato mobile? Se uno un lavoro non ce l'ha, se lo inventa. Ma come se lo inventa? Se lo inventa. Venditore ambulante. Tieni. Venditore ambulante con questa automobile. Anche facendo il venditore ambulante uno si può fare stato mobile. Ma allora lo posso fare anch'io. E perché non lo puoi fare? O devi saper farlo. Che fai, vi e fai il venditore ambulante? Oh, questa è un'arte, sa. Ma io ho tanta buona volontà. Bastasse la buona volontà? Ah, io non sarò mai capace di fare quello che fai te. Mi sembravi un altro. Se ogni giorno per vendere devi inventare una cosa, credo che io non ci riuscirò mai. Non è roba per me, sa. È già passata la voglia di lavorare. Andiamo a lavorare. Di un po'. Ma in quella fabbrica dove stavi tu, quanti operai ci sono? Ma che sei matto, vuoi vendere a quelli? Non ho nemmeno i soldi per le sigarette. E che? Taglietta a testa. Vite, bifil. Svai mai fanno. Senti, ma ci sono solo operai, solo la fabbrica. Non ci sono famiglie, case, negozi, qualche cosa. Un ristorante. C'è anche una bella signora. Sì, e che aspettiamo, andiamo? Obbedersi. Obbedersi.
Ma che? Biancaneve di Sette Nani? Te l'avevo detto. Sembra un paese finto, boh. Dove sta quel ristorante birreria dove c'è qua la bella signora che conosci tu? Eccolo lì. E allora va. Io solo. Che vado a fare? Vai a salutare, è tanto tempo che non la vedi. Fighezze, Frau, gli dici. Guten Morgen. Guten Morgen, lo sai dire? E vai a di Guten Morgen, va, va. Va, va, adesso vengo pure io. Oh, che sta a spiare? C'è la pennetta? Che sei alpino, va via. Vattene a casa. Meschen, Fräulein, Zuiken. Mannaggia, come faccio a farmi capire da questa io? Ich möchte Ihnen so gerne helfen, aber ich verstehe Sie wirklich nicht. Io ho conosciuto qui una cameriera, capire? Una bella signorina. Eh? No. Ecco de là, t'ho trovato finalmente. Oddio, oddio, oh mamma mia, oh mamma mia. Ah, ah, che? Chi? Oh, mein oh mamma mia, Gott, che c'è però? Oddio, ha come me, te bravi, te bravi, ci sono tu. Mamma mia, ah, aridaglia, spina dorsale. Mamma mia, non sa niente, ora vediamo. Fate piano, piano, pietà, sarò impedito per tutta la vita. Me dolo qui, guarda tante volte le disgrazie, stavo tanto bene, mannaggia a te quando l'ho conosciuto. Ah, in dorsale ci spinose. In colonne vertebrali. Oh, my Frau mia. Se sapessi che male che c'ho. Che dolore tremendo. Sono solo e abbandonato. In terra straniera. Aiutami tu che sei misericordioso. Non c'hai un balsamo miracoloso. Una pomata. Un pomata? Ja, un pomato. Ce l'hai. Pialo. Aiutami. Come ti sei fatto male? Ilpe, ma ilpe, bravo. Ilpe, ma ilpe sei andata, guarda un po'. Ma allora? Allora che? Ma che ti spiego? Mi pari un matto, mi pari? Namo. Sono qua. Ma allora non ti sei fatto male? Ma che male ti faccio male a te? Mamma mia, che male tremendo! Svelto, scarta! Butti i tappeti per terra che gli ammolla per pacca quella! Oddio, che dolore! Vedrai quando scende, gli devi guardare per forza, sì, i tappeti mi stanno qui. Vedrai l'effetto che gli fa. Shh, zitto, ecco qua. Oddio, non ce l'ho più. Mi sono fatto male davvero, oddio. Ilpe, vai bravo. Calici spinose, non me la sento più. Rimango impedito per tutta la vita. Oddio, mi sono svegliato, mi sono messa dall'altra parte. In posizione molto più comoda per via del malattio. Questa è buona, tanto non si accorge di niente. Vai, Nelipe, genetica, bravo, aiutami. Ilpe, vai bravo. Hai voluto venire a trovare la sua signora che ha conosciuto quando faceva l'operaio lui. Hai capito? E mi è successo il male a me. Ecco lì, tutta colpa sua se non venivamo qui. Non succedeva. In istra guten sein, e mai camerati, in trunze, ne manica d'ase, in istri wieden sein, de fabriche, in istri de frau. Oh, was für ein netter Junge. Oh, mamma mia. Oh, mamma, dai, che scherzi, che sta a fare lì? Va a mettere a posto i tappeti, mi pari un tonto. Oddio mio. Schön brav, schön brav. Oh, meine Gott, meine Gott. Che dolore tremendo. Oh, ist mir schon besser. Non puoi immaginare come soffro. È un male preoccupante questo. Potrò prendere moglie, potrò avere bambini. Ist der Rudenzeine, ja. Moglie dico che io sono commerciante e che t'ho presa a te, ma che tu me ne combini di tutti i colori. Ah! Che disgrazia la mia! Frissione, strufina, salva questo giovane! Sarai ricompensata! Gli dico pure se ci fa controllare i tappeti, perché io l'ho già contati, ma di te non mi fido! Bitte schön, Frau, in nicht ruden sei, in der Kamerate, nicht ruden sei, in unser demanigen Tappeto, in nicht bucar, in spaziano. Das kann er ruhig machen, ja. Danke schön, dite ci fa controllare. Mamma mia! Che male da mazza, che mano pesante, piano, piano, in delicatezza, in frizione, così, piano, leggera. Da tu soffi? Ah, così, leggera. Sta qui, non te ne andrà, come fai bene, come sei bella, come sei morbida. Ma chi sei? Sei la fata di Pinocchio, c'hai gli occhi turchini, hai i capelli biondi. Grazie. Ah! Miracolo! Miracolo! Ispazzire! Io cammino! Non mi sento più niente, sarà stata la pomata! Ja,
Io faccio i salti di gioia. Io ballo il valzer di Strauss. Io faccio le pressioni. Ein, zwei, drei, vier. Ein, zwei, drei, ah, te ne sei accorta, brutta babbiona. Ci sono i tappeti mi qua per te, oh. E col tappeto non si scivola più. Niskaput. E che costa un tappeto? 150 marchi, Underfimpsmark. So bene? Ja, Underfimpsmark, e la capoccia mia vale molto di più di Underfimpsmark. In tre unze mai caput e in capoccia. Che fai, la va a mettere il tappeto davanti alla porta, stai lì come un torso. Dimostrazione pratica di come sta bene un tappeto davanti alla porta. Nisgrutin, dimostrazione, che fai, ci cammini sopra, non so tappeti quelli. Vattene un po' via, va a salutare i suoi amici in fabbrica lui. Mio amico va via, saluta! Auf Wiedersehen! Vai via, vai! Belli, belli, che magnificenza! Quante cose si può fare con un tappeto? Tutto! Il tappeto riscalda l'ambiente, attira l'occhio, invita il cliente, è morbido, è soffice, te ci puoi mettere a sedere, mettete a sedere, mettete giù! I turchi tutto ce fanno, Turken sie makanalles. Ce mangiano, ce bevono, ce dormono, schlafe, gute schlafe. Senti com'è morbido, serce, mai libe. To gupri, capitapisch? Ja. Quanti? Ein, zwei, drei, tutti? Tutti! Tutti! Giorno tristezza, amica della mia malinconia, strada la sai, tenimme c'è una poca compagnia. Mari, fammi fumare pure a me. Allora, è andata bene, Mario, Ti sei sistemato? Speriamo, ho incominciato stamattina. Però un po' è colpa nostra, sai. Bisogna muoversi, darsi da fare, cercare. Ci sono tanti mestieri al mondo, mica soltanto il piccone. Ma lo sai che questi commercianti guadagnano in un giorno quello che noi guadagniamo in un mese? Hanno tutti l'automobile. Già, che ti devo dire? Sarà gente istruita. Ma no, si hanno preso me. Ma poi è un lavoro regolare quello che fanno. Perché la gente che guadagna molto così in fretta, sai. È gente che ci sa fare. Beati loro, che vuoi? Mica si rassegna come noi, che siamo tante pecore. Già. Deve essere il mio amico. Vedi, quello è il mio amico. Guarda che macchina che c'ha, Beh, adesso vi devo lasciare, non posso far aspettare il mio amico. Ciao, Ciao, Mario. Ciao, Lucchese, le fai sempre le statuine. Vedrai che un giorno o l'altro te le venderò io. Ciao. Non dimenticate noi, vieni a trovare presto. Ciao, Sam. Ciao, bene, ciao. Uè, Pugliese, canta che ti passa la malinconia, canta, arrivederci. Ciao, Mario. Sì, ciao, Mario. Ciao, 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 ragazzi. Ciao, ciao. Beato lui che ha avuto fortuna. Senti un po', ma dove stiamo andando? Ti piace qua? Guarda quanto è bello, Non dovevamo andare a lavorare? Perché? Non stiamo lavorando. Qui? Senti gli uccelletti, senti. Sì, gli uccelletti. Zitta un po'. E chi la? Ma che vuoi fare? Questo è un cimitero. Herr Professor Gustav Tudendorf. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Professor Gustav Tudendorf. Bitte? Herr Professor Gustav Tudendorf. Ein Moment. Bitte schön. Bitte, io ho un appuntamento con Herr Professor Gustav Tudendorf. Bitte schön. Danke schön. È andata. Ma che fai? Stai fuori, entra dentro. No. Bitte sehr. Ma senti un po', che cosa devo fare? E che ne so io che devi fare? Oh, oddio! Oh. Zitto, ecco i congiunti. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Professor Gustav Tudendorf. Herr Professor Gustav Tudendorf.
Via Zinzi? Sono il rappresentante di un'importante ditta italiana di tessuti e confezioni. Mr. Hudensite, importanti fabbriche italiane, in English, voglio scusi se non parlo perfettamente tedesco, tipuritate di lana, sete e cotone. Bitte. Dankeschön. Bitte. Dankeschön. La mia ditta mi ha incaricato di consegnare 3 tagli di stoffa che Herr Professor Gustav Studendorf finisce. Wusen Sue espressamente ordinazione. Vuoi portare qui la borsa? Facciamo vedere i tagli di stoffa a questo gentile signore. Herr Professor Gustav Studendorf, in suo gutto gusto, ha ordinato 3 tagli di stoffa. Mai Schwarz e fumone di Londra. Fai vedere, il fumone di Londra è nero, che moda, è bianco. Fumone di Londra per cerimoniale. Ecco, cominciamo bene con te. E Zwein, giovanile colore per inservimento pomeridiano spaziere. Rhein, Prince de Galles, per eventuale viaggio che Herr Professor avevi in animo di fare. Für eine Reise, die Herr Professor vorhatte. In ist guten sein, darunter ne malige das in den vielen Bunde. In ist guten sein, italienisch, in englisch wohl, ideal. Moment, bitte. Dankeschön. È una brava persona, molto gentile, già agganciata. Io conosco. Gertrude. Ecco l'altro gancio. Guten Morgen, gnädige Frau, guten Morgen. Dieser Herr bringt hier 3 Stoffe, ja, die unser guter Gustav noch zuletzt gekauft hat. Ja, gnädige Frau, scusi se non parlo perfettamente tedesco. Il rappresentante importante fabbriche italienisch in Wohl, in Seid, in Cotone. In Mr. Rudenzain, Herr Professor in Prince de Galles, Sir Scendesoli in italienisch panorama di mare, cielo blu, mandolini e maccheroni. Fasi spazio. Es tut mir furchtbar leid, Gertrud, dass dein Schmerz immer wieder aufgewühlt wird. Sie müssen nämlich wissen, dass unser guter Professor nicht mehr unter uns weilt. Er ist tot. No! Ja. Hai sentito? Herr Professor Gustav Studendorf è morto. Herr Professor Gustav Studendorf, in sua cordialità, in sua grossa allegria. Gnädige Frau. In isti viden sai, in isti viden sai, e tu mi si allai di immortalità. Dai, ali piagni, questo. E mo come si fa? I tagli di stoffa sono stati ordinati, la fabbrica li ha già considerati venduti, io li ho portati. Il professore ha già versato 20 marchi, 20 marchi di anticipazione. E d'altronde, un buon taglio di lana non è mai un articolo strettamente personale, no, no, no. Io ho ereditato 4 vestiti dal mio povero babbo. E vi posso assicurare che la memoria del defunto è sempre presente attraverso gli oggetti e i vestiti che egli ha portato. Perciò se li faccia lei e lo sentirà sempre vicino. Mr. Rubenstein, Herr Professor Gustav Studendorf. Sono 410 marchi, 20 li ha già versati di anticipo. Sarebbero 390, in drei, no, in null. A chi deve intestare la fattura? In destazione fatturale, bitte schön? In der Frau, in der Herr, bitte? Gertrud, ich glaube, nachdem der Stoff doch nun mal hier ist, da könnte ich vielleicht... Bitte schön. Es ist mir selbstverständlich ein Herzensbedürfnis, den Verpflichtungen meines geliebten Mannes nachzukommen. Ich werde das Geld holen. Danke schön, gnädige Frau, danke schön. Prima era contenta, vedrà, va a prendere grano questa. Yeah. Questa è la parte tua, la percentuale della meriti. Mi hai portato 2 e quello che è giusto è giusto. Io ti ringrazio. Che ringrazi, conta piuttosto. Oh, ma sono 50 marchi. 50 marchi, ci avresti messo una settimana tu a guadagnarli, eh, diavita. Mannaggia. E questa piccolissima sera, nisti videnzaise, vulnerai. E nisti videnzaise. Oh, porca miseria. Vuoi vedere che qua, disgraziata? Hai capito? Ma fate Pinocchio. Ma che c'è? Ma come che c'è? Sta zitto, guarda se ce l'hanno con noi. Ma chi? Ma come chi? Mi vedi? Porca miseria, brutte iene, sciacalli. Che ve possi in ammazza? Per un giorno che a uno gli va bene, oh. Ecco, ci hanno già arrivato. Non c'è niente da fare. Bisogna fermarsi. Andiamo. Un'altra paura come questa. Oh. Allora è come penso io. Quello che fai tu è truffa. Beh. E beh. A me le guardie non mi hanno mai corso dietro. E a me sì.
Io cercavo un lavoro. Se volevo fare l'imbroglione restavo a casa mia. Ma chi sei? Ma che stai a dire? Ma che ne sai tu chi ero io e perché sto qui? Vivete come bestie e vi permettete la giudicare di altri? E già, voi dovete fare la morale perché lavorate in fabbrica. E finché c'è la fabbrica tutto va bene, ma se un giorno manca sta fabbrica, da soli, ve sapete muove. E invece un imbroglione come me riesce a vivere, lo sai? Ah, oh, io ho 35 anni e voglio campare, voglio campare bene. L'ho capita tardi, ma l'ho capita. E lo vorrei vedere uno come te, se parla più quando si mette addosso una bella camicia di seta, quando mangia bene tutti i giorni, quando accosta una donna, ma una bella donna. Ma l'hai vista mai tu una bella donna, proprio da vicino? Buongiorno! Ma chi è? È un altro. Uno nuovo. Ma non c'è nessuno? Che è successo? Don Raffaele sta rompendo tutta la cristalleria. Eh? Ma senti a questo. Questo quando veniva in terra a Broccoli faceva piangere meglio che Angsterra a tanta di lacrime. Gilda Mignonetta, la conosci? No. A chi ci campa a fare? Ma mi volete dire che cosa è successo? La donna si vuole mettere in concorrenza con Don Raffaele. Ha pigliato i meglio magliari napoletani e li ha consegnati a mano a un padrone tedesco. La donna è tornata, dove sta? Stanno tutti a Copacabana. Michel, meno male che io e te stiamo inghiuati in coppa a seggia. Se un vuole Herr Meier, Gnädige Frau, e se permettete anche la mia e a quella di tutti voi. Quando ci trasferiremo ad Amburgo vi accorgerete dell'affare che vi ho fatto fare. Siete entrati nell'organizzazione commerciale di Herr Meier, la più importante di tutta la Deutschland. L'unica cosa è che questa possibilità che io vi do bisogna saperla meritare. Avrete fortuna e benessere. La merce anticipata, il 10% in meno di quello che pagate a Don Raffaele. Risiederete ad Amburgo, notoriamente città del piacere. Donne nude, oh! Non perdete la testa, usatele con parsimonia perché io sono responsabile di tutta la baracca. Mi sono fatto garante per voi col signor Maia. Sui bicchieri ragazzi fatevi una risata che il nuovo principale ride. Ma io non li capisco, è sicuro che siamo tutti italiani? No signora, non sono italiani, sono napoletani, parlano un'altra lingua. Pensi che io sono 10 anni che li bazzico e non li comprendo. Quando li fa comodo. Sì. Ma com'è che questo conosce così bene l'italiano? Ha fatto la campagna d'Italia con questo. Toto, ma tu ad Amburgo con questa ci hai fatto lì. Che dove cadi a te? E perché no? Perché sei brutto. E non incominciare, che se fa. Vici, scusa un momento, permetti. Vici, tu sei sicuro che con tua donna andiamo a stare meglio? Vado prima di prendere una decisione. E tenga mia moglie qua. E tu a Napoli la devi lasciare, come ho lasciato la mia con 4 figli. Eh già, ma io voglio bene a mia moglie. Ma perché io no? Armava, dimmi una cosa, che hai deciso di fare? L'avventuriero. E vuoi fare l'avventuriero con tua moglie presa? Ma fa questo piacere. Ma che resta avventuriero? Totò, è meglio che chiariamo subito. Ma che devo chiarire? Io non devo rendere conto a nessuno. È roba di un quarto d'ora. Vieni con me, parli con chi devi parlare, vi mettete d'accordo. E te ne torni qua dagli amici tuoi. Ma che mo' sono sposato io, Don Raffaele? Lui se va a fare i suoi, mi faccia affari miei. E poi, oh, l'hai visto da te? Io non ho costretto nessuno, sono venuti tutti spontaneamente. Pare che non aspettavano altro. A vedere io ci ho preso, che stavo qui a discutere tutta la notte, io rientro. Addio. Tu a Don Raffaele si affronti, non li fai!
Che vuoi, io? Vedo! Scappa la macchina! Io lei l'ho già vista. Una mattina, in un albergo. Ah, ah. Non sta bene dimenticare di aver visto una signora. Ma sta bene dimenticare dove l'hai vista. Capito? No. Noi ci spostiamo di qui, ma vogliamo essere tranquilli. Tu ci devi dare la sicurezza. Oh, a me le minacce di quelle non mi fanno paura. Insomma, sentite, se volete lavorare ci venite. Io non obbligo nessuno. Il resto sono storie che non mi riguardano, va bene? Oh! Beh, chi stai, già sei in bavuccia? Ma guarda che roba da matti, vanno sempre a parlare fuori. Ah. Stai meglio? Ma che facevi lì in mezzo alla strada? Io credevo che ti avessero rimpatriato. No, vado a vendere. A vendere? Va a vendere, ma... Sa che lui e me siamo vecchi amici? Ah, sì? E anche noi siamo vecchi amici. Bravo ragazzo, lui. Torno subito dal signor Maia al signore. Viene anche lui ad Hamburg? Può darsi. Allora ti porto con me ad Amburgo. Sei contento? A me un ragazzo di fiducia, un amico come te mi serve. Tieni. Ammazzali come t'hanno conciato. Ma dimmi tu se non sei nato con la camicia. Se faccio fortuna io stai bene pure tu, no? A vendere però non ti ci mando perché tanto so che non è roba per te. Puoi fare di meglio tu. Per esempio lavorarti alla moglie del principale. Ma che fai, mi guardi? Te ne sarai accorto che le piaci, no? Perciò fatti sotto, Festin, è la moglie del principale. Tieni, fumate la sigaretta. Ma andava conosciuta, oh? Non lo so, l'ho vista un giorno.